Oltre 30.000 euro a favore delle associazioni del gruppo Disabilità Faenza. Con l'estrazione ospitata nelle sale del Museo Internazionale delle Ceramiche si è conclusa con successo anche la seconda edizione della lotteria L'Arte di Essere Unici, ideata per raccogliere fondi in tempo natalizio per finanziare i progetti delle diverse realtà. In palio opere d'arte realizzate da Ivo Sassi, Alfonso Leoni e Angelo Biancini, donate dalle rispettive famiglie. Alla raccolta fondi hanno partecipato, oltre ai cittadini che hanno comprato i biglietti della lotteria, anche aziende del territorio con alcune donazioni. La lotteria è andata bene. Visto il periodo triste della pandemia Covid, siamo felici dei risultati ottenuti. Anche quest'anno abbiamo oltrepassato i 30.000 euro, esattamente 31.000 e qualche spicciolo. Quindi la cittadinanza, le aziende, le cooperative sociali, diciamo che tutta quanta Faenza è stata vicino, e anche no, perché abbiamo anche avuto vendite online, ha sostenuto il nostro gruppo Disabilità Faenza, che siamo queste 5 associazioni che si occupano di persone con disabilità intellettiva e relazionale. Ve le ricordo, abbiamo Amnich con Si Stare Insieme, che è più verso il profilo psichiatrico, poi abbiamo ANFAS, GRD, Autismo Faenza e A Mani Libere. Io penso che tutte e 5 anche quest'anno possiamo dire che abbiamo avuto un buon risultato. Ecco, questi oltre 30.000 euro che andranno a finanziare, ricordiamo che cosa? Allora, noi abbiamo, ogni nostra associazione ha dei progetti più o meno specifici, però tutti quanti sono mirati al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità. La GRD ha dei progetti appartamento, la vita indipendente e l'abitativo. Poi la bottega della loggetta, per i più piccoli ci sono anche momenti per facilitazione per fare i compiti, per i compiti. Poi abbiamo la chiocciola, che è di A Mani Libere Autismo Faenza, che è un percorso di miglioramento delle potenzialità per i ragazzi con autismo, per le abilità sociali. ANFAS, anche noi abbiamo dei progetti di socializzazione, di inclusione sociale e anche per il tempo libero. Amnich con Si Stare Insieme, anche loro sono tutti progetti, oltre che anche abitativo, ma anche sempre per la socializzazione e l'inclusione. Si mira molto sempre a questo, inclusione e socializzazione, perché come tutte le persone, anche la persona con disabilità ha bisogno di questo.